Roma. In un ristorante del centro, i NAS scopriranno un'originale organizzazione degli spazi e della pulizia. Quindi dobbiamo passare in cucina gli avventori. Sono 50 anni. Questa è se sta organizzata così. La cappa funziona, sì. Sì, sì. Prendiamo sì. Un foglio, per favore. Guarda l'unto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono NAS, titolare è lei? Sì, sono io. Abbiamo la cucina qua, questa è l'anticucina. Qui deve sistemare un po'... Insomma, questa l'ho cambiata, questa è l'ordinata, è vero. Un mese che l'ho ordinata. Anche qui. Le guarnizioni qui. A sorprendere i NAS è l'accesso ai bagni. Quindi dobbiamo passare in cucina gli avventori. Sono 50 anni. Se è autorizzata così. Questa, l'autorizzazione è sono questa. Sono 50 anni che stanno qua. Sono le vecchie autorizzazioni. È un po' aggiunge, famo, sono un po' anomale come... Orario delle pulizie? Siamo tutti... orario delle pulizie. Adesso mangiamo un altro. Va bene. Intanto, alla vista dei NAS... I dipendenti cercano di ripulire come possono. Che avete? L'abbattitore? L'abbattitore sì, ce l'ho. Apprezziamo che state pulendo, però qui va data una bella pulita. Questo lo faccio tre volte a settimana, non tutti i giorni. La cappa funziona, sì. Sì. Prendiamo un foglio, per favore, un tovagliolino. Guarda l'unto. Tutto unto questo. Peccatura qui, il mattonello. Sì. Sistemata qua pure. No, veramente questo è un programma di pauzer pavimento. Questo è lo stesso. L'ho fatto via là. Se vede sotto è stato ripiallato. Allora, devo girare. Dopo questo lo dobbiamo girare. Che locali abbiamo ancora? Niente, spogliatoi? Spogliatoi. Qui ci mancano proprio gli armadietti. Li chiuda? Dove li metto lì a me? Lo so. Poi i servizi igienici degli avventori ce li abbiamo? Questo è qui. Tre servizi igienici. Sì. Ok. Quella porta deve stare sempre chiusa. Vediamo un attimo che c'è qui fuori, vediamo. È un cortile. Questa la chiudete. La carichiamo, perché sennò qua. Altrimenti iniziano a entrare mosche, insetti, ora fa caldo. Ce l'avete pure. Intanto i dipendenti continuano ad affannarsi a pulire. Hai visto la cappa? Sì, questo. I fornelli, i fuochi, anche... Sì, sì. Ispezionato tutto il locale, è il momento di controllare autorizzazioni, attestati e documenti. Tutti i dipendenti che sono in cucina ce l'hanno l'attestato di formazione? L'abbiamo fatto. Cioè, se non attestati, devo ritrovarli quest'anno. Intanto ci dai i documenti... I dipendenti, dobbiamo identificarli. Vedete i documenti tua? Sono di andare a prendere. Che te lo so? Il documento tuo. Uno, sono cinque persone? No, sei. Quello pulisce. Documento tuo. Va alla PA. Perfetto. E sta in sala? Che ha detto la sala? Sì, sta in sala. I documenti arrivano, ma degli attestati di formazione non c'è traccia. Testate ci devi portare tutti quanti. Sono cinque persone che stanno in cucina, in sala, abbiamo tutti attestati. Schede di registrazione, temperature, pulizie. Non l'ho fatta tutta quanta. Quando è che è fermo? L'anno scorso. Dicembre. Ha fornito schede che addirittura risalivano al dicembre del 2017. Le schede di autocontrollo vanno aggiornate tutti i giorni. È previsto proprio dal manuale in cui l'operatore sanitario deve indicare giornalmente le temperature dei frigoriferi, quando effettua le operazioni di ordinaria e straordinaria sanificazione dei locali, deve avere un elenco fornitori e la derattizzazione e disinfestazione degli ambienti di lavoro.